Buonasera, benvenuti a Milena per la seconda serata organizzata dall'Associazione Figli delle Robbe inerente alla degustazione dei prodotti tipici milanesi. Ormai è la secondo anno consecutivo. L'estate milanese è stata caratterizzata quest'anno da le varie associazioni milocchese che hanno organizzato, ognuno secondo la loro predisposizione, ognuno ha organizzato qualcosina per allietare comunque sia i cittadini di Milena che chi ci viene a trovare da fuori. Diciamo che abbiamo iniziato l'estate all'inizio di agosto con un'associazione Horia che ha organizzato il gioco dell'oca con le persone. Poi abbiamo continuato con lo street food, la sagra dell'ambriulata che quest'anno è arrivata alla 24esima edizione. Oggi con l'associazione Figli delle Robbe che ci faranno degustare tutti i prodotti milocchesi, e giorno 25 poi un'altra novità che quest'anno stiamo rifacendo, riproponendo, è la sagra del pane scanato con formaggio, pane e olio, e la faremo giorno 25 lungo la via nazionale. Diciamo che c'è stato l'impegno da parte di tutti i ragazzi di Milena di allietare e quindi far rivivere il nostro paesino, un paesino come quelli vicinori che ormai l'emigrazione e il lavoro fuori ci porta a spopolare questa terra, però l'impegno da parte di questi ragazzi, la voglia, l'attaccamento al territorio porta ogni volta nel mese di agosto a un nutrito numero di visitatori. Quindi il mio ringraziamento va a tutte le associazioni, all'assessore anche Carlino che ha coordinato tutta l'attività per l'estate milanese, e speriamo quindi il prossimo anno di riproporre nuove iniziative anche per allietare i nostri visitatori. Thank you.
skin in both places. And the silk up. Thank you.
Puntata, se così la possiamo definire, dell'estate melocchese 2019. Oggi è anche una giornata particolare perché oltre alla degustazione dei prodotti tipici organizzata dall'associazione Tipi delle Robe e quindi al terzo, se non ricordo male, Festival del Folklore, c'è un momento particolare, cioè andiamo a scoprire una targa dedicata a un nostro concittadino che fatto conto specialmente dopo, prima della grande guerra, mi riferisco a Salvatore Noto, che è stato anche sindaco per 15 anni, sindaco delegato del comune di Milena dal 1892 al 1907, se non ricordo male. Quindi è un giorno oggi un po' particolare perché stiamo raggruppando tutti questi eventi e stiamo facendo scoprire e conoscere anche un altro villaggio di Milena. L'associazione Figli delle Robe alla fine ogni anno ha l'obiettivo di farci conoscere un villaggio, così come le altre associazioni, il gruppo Gallodoro fa conoscere il nostro centro con lo istituto, quindi ognuno si deve. L'associazione Oria per esempio ha conoscere i personaggi che hanno caratterizzato Milena. Il mio turno verrà tra 200 anni, quindi per adesso chiamiamo, impegno, esatto, prendetevi l'impegno, poi tra 200 anni vediamo di fare. Allora Stefano, iniziamo con la scoperta della targa. Qua. Ecco qua. Adesso procediamo con il taglio del nastro, così inauguriamo la manifestazione per la degustazione dei prodotti tipici. Ecco qua, a posto. Prego signore, buon divertimento. Apriamo le danze.
Dai, Gianluca, dai, fa piazza!
che sei già tutto mattino. Vedo pollino, non fa niente. Oddio, poi stanno a sfogli, stanno. Eh sì, come fa? Un bicchiere di vero. Euro mandare, sono andato. Purtroppo, andava a chiesto ieri. Ci ha disposto questo. Buonasera! Bravo! Possiamo fare il pane? Non ci sono altri, non siamo su. E quanto è una casa? Ah, c'è un biglietto, ho trovato dietro per me. Sì. Come? Come si dice male? Ho trovato caro, si è trovato male. Grazie. Io pure la voglio. Ti hai guante. L'acqua? No, no, no. Buonasera, salve! Benvenuti al terzo festival internazionale del folklore. È pazzesca, sarà una serata fantastica, una serata piena e ricca di cultura e non solo. Verremo trasportati dalla musica di qua e di là in giro per il mondo. Prima di entrare però nel cuore dello spettacolo vero e proprio, è doveroso fare un grande applauso a chi ha lavorato con fatica per far riuscire tutto ciò. Il gruppo folcloristico Figli delle Robbe, che in collaborazione con i tanti abitanti dei villaggi sono riuscite a creare qualcosa di veramente particolare e grandioso. Non possono vederci, ma ci sentiranno sicuramente con un altro applauso che dedichiamo a tutti coloro che stanno dando cibo all'interno di Robba Cardeggio. Loro hanno un sogno comune, che è quello di valorizzare Milena. L'associazione infatti si impegna per non abbandonare le robe ormai poco popolate. Lavora con dedizione per portare turisti e visitatori nei nostri villaggi. Vogliono infatti far conoscere il nostro paese con i suoi villaggi e le sue robe oltre i confini nazionali, e non a caso il Festival Internazionale del Folklore è stato inserito nel secondo raduno di Milena e le sue robe. A far da cornice a questo meraviglioso spettacolo è Robba Cardeggio, che fa parte del villaggio Balilla. Era uno dei villaggi con maggiore attività commerciale, ospitava anche la caserma, il comune e le piccole putie. Ognuno dei nostri villaggi ha una storia ben precisa, anche l'associazione Coria, ho detto bene Coria? Coria. Ha scoperto una segnaletica biografica in piazza Salvatore Noto, qui a Robba Cardeggio. È bello riscoprire e valorizzare Milena in tutto e per tutto. Grazie. Dovete sapere che proprio qui avvenne uno degli eventi più importanti della nostra storia locale, la rivolta delle donne. E possiamo vantarci di essere stati raccontati in qualche modo anche da autori di spicco come Pirandello.
Infatti, in Vecchi e Giovani, l'autore agrigentino racconta proprio della rivolta delle donne che avvenne in questo preciso luogo. Anche l'onorevole Napoleone Colajanni si interessò a questo evento, tanto da venire qui di persona per accertarsi di quello che era successo. Emanuela, che dici, partiamo con lo spettacolo? Certo! E allora stasera si esibiranno su questo palco gruppi provenienti dal Cile, Colombia, Kazakistan e Russia. Purtroppo però l'Honduras non è riuscito ad arrivare in Sicilia, ma lo abbracciamo, lo salutiamo con un grossissimo applauso. E l'aspettiamo il prossimo anno. Ad aprire il nostro spettacolo saranno i più piccoli, i pulcini dei figli delle robe, che si esibiranno per la prima volta su un palco così grande di fronte a un pubblico così numeroso. L'associazione I Figli delle Robe ci tiene a ringraziare delle persone in particolare perché hanno contribuito per la nascita di questo piccolo gruppo. Ringraziamo Rosetta Provenzano, Rosetta Taffaro, Paola Carreuba, Soccorsa Giannopolo e Delfina Scozzaro. Grazie. Grazie, un grosso applauso. A seguire, per fare gli onori di casa, si esibirà anche il gruppo dei più grandi. Bene, ci siamo, il pubblico è pronto, vediamo, siete pronti? Un applauso per i Figli delle Robe!
complimenti, bravissimi. Che bello. Mi sono emozionato. È il futuro del gruppo. Adesso è arrivato il momento di chiamare sul palco i grandi dell'associazione. I grandi. Siete pronti? Ci spostiamo, c'è il rischio che ci parano davanti. Ci siamo. Signori e signore, a voi il gruppo folk Figli delle Robe. Thank you.
Oh,
pure came da stede lo torno, sciore, sciore, sciore del brontolano. Il ghiaccio si è rotto. Si è sciolto. Il palco si è riscaldato. Mi pare che abbiamo cominciato alla grande. Proseguiamo con il secondo gruppo. Per il secondo gruppo devo farvi un indovinello. Allora, ci spostiamo, quindi viaggiate con la mente, arriviamo sul nord del Sud America. Non atterrete. Allora, sulla punta del nord del Sud America. Non è un indovinello, è una terra bagnata dal Mar dei Caraibi. Ah, ho capito. Se io dicessi caffè, cosa vi ricorda? Il mattino, quando ti sei... No, diteglielo voi perché lui non lo sa. Cosa vi ricorda? Colombia! La Colombia! E infatti il caffè colombiano è uno dei più rinomati del mondo. Il prossimo gruppo è proveniente proprio da quella terra meravigliosa. Fondata il 10 marzo 1983, la società Tierra Antioqueña è attualmente composta da 50 membri tra musicisti e ballerini. Il loro repertorio comprende balli provenienti da tutto il paese, sin dalla popolazione proveniente dalla costa atlantica, sin dalla popolazione proveniente dalla costa pacifica e ancora della popolazione proveniente dalla catena montuosa. Oltre a festival nazionali e locali colombiani, hanno rappresentato la Colombia anche in Belgio, Svizzera e Portogallo. A voi la società folcloristica Tierra Antioqueña. Applauso.
Thank you.
abajo va mi sombrero volando en el aire vacío, el mundo lo esperando. Para cantar en tu ventana, señora. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal, una conservera. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal, una conservera. En la puerta de mi casa tengo una mata de ají para picarle la lengua a todo el que hable de mí. Marcelino Torres tiene dos banderas. ¿Quién se acordará de mí? Solamente la vida por el agua que bebí. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal y otra conservera. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal y otra conservera. Toma mi hija paloma que volando la cogí, tratala con la cariño, con amor es para ti. ¡Opa! Tengo una mata de aquí a picar la lengua a todo el que hable de mí. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal, otra conservera. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal, otra conservera. Marcelino Torres tiene dos banderas, una liberal, otra conservera. Marcelino Torres y en el pico lleva un gol, realmente papelito a la dueña de mi amor. Reverendo Torres tiene dos banderas, una liberal, otra conservera, una liberal, otra conservera, una liberal, otra conservera.
Ed era la società folcloristica Tierra Antochegna. Bravo Luis. Per la consegna della targa ricordo di questo festival internazionale. Un attimo, arriva la targa. E abbiamo il pubblico numeroso. Io volevo approfittare per fare complimenti a questo gruppo veramente folcloristico al massimo, e complimenti davvero, bravo, bravos, e complimenti agli organizzatori, bravo Raffaele, bravo Salvatore. Certamente questa è una manifestazione che merita sostegno per il futuro e cercheremo assolutamente di starvi accanto. Un ultimo saluto e complimenti a Emanuela e a Stefano, siete veramente bravi e sono sicuro che darete ancora più luce a questa splendida serata. Grazie a tutti per la partecipazione, buonanotte. Ok, muchísimas gracias, un saludo especial desde Sudamérica, Colombia, es con mucho cariño, muchas gracias. Allora, scusate un attimo, com'è il service, no? Può illuminare il pubblico perché noi non lo vediamo, è possibile? È possibile? Allora, siccome tanti lo fanno, anche noi adesso ci facciamo un selfie con il pubblico. Cioè, lo fanno tutti i personaggi famosi, perdonatemi. Noi siamo famosi a livello locale. Forza pubblico! Mi raccomando, poi vi taggo uno a uno, visto che ci conosciamo. Alzate le mani. Bravi, fatevi un applauso, complimenti. Meraviglioso. E adesso andiamo avanti. Dopo questa carica pazzesca della Colombia, devo dirti che a fine serata verrà nominata la ragazza più simpatica. E quindi, Emanuela, hai pagato qualcuno? Io no, perché purtroppo non sono in gara. Però, a parte lo scherzo, nel corso della serata i direttori dei diversi gruppi cercheranno di notare, tra le ragazze che si sono esibite, la ragazza più simpatica. A fine serata verrà poi premiata. E allora, ragazze, cominciate a sorridere. Sorridete da adesso fino a fine serata. Bene. Paralisi. E allora, andiamo avanti. Un altro gruppo che stasera ci ha onorati della sua presenza arriva dalla Russia. Dovete sapere che nella tradizione del folklore del nord della Russia si attribuiscono poteri miracolosi al vento che soffia dal mare bianco, che la gente del luogo chiama Siverko.
Da ciò deriva il nome di questo gruppo, della città di Arkhangelsk. Siverko ha partecipato ad importanti festival del folklore in ogni parte del mondo, riscuotendo un grande successo. È tornato ancora una volta nella scusate, Sicilia. Possiamo spegnere le luci dal pubblico, che poverini sono tutti accecati. Stanno abbronzando. Grazie. Siverko ha partecipato ad importanti festival del folklore in ogni parte del mondo, riscuotendo un grande successo. È tornato ancora una volta nella nostra Sicilia con grande piacere dopo diversi anni. Signore e signori, Folk Ensemble Siverko Russia. Applauso. Sangro.
Ed erano il Folk Ensemble Siverho Russia. Complimenti, bravi. Grazie per la vostra presenza. Chiamiamo qui la direttrice del gruppo e consegna la targa l'assessore Ilenia Tona. Chiamiamo anche Ilenia Tona, sta arrivando. Grazie mille. Grazie. È un momento per la foto, foto. Ok. Chiamerei qui il vicepresidente del gruppo, Salvatore Modica. Buonasera a tutti. Allora, un ringraziamento va in particolare a tutti voi che siete stati veramente numerosi. E sinceramente non ce l'aspettavamo, però abbiamo lavorato bene, vuol dire che le cose belle alla fine pagano. E io devo leggere perché altrimenti ho paura di dimenticare qualcuno. Allora, ringraziamo l'amministrazione comunale per il contributo che ci ha dato per la manifestazione che è sempre presente. La Proloco, la Regione Sicilia Sport e Spettacoli che ha contribuito pure ugualmente per questa manifestazione. Dopodiché dovrei ringraziare un comitato che si è formato così, giorno dopo giorno, e vi posso garantire che c'è tanta gente in questo comitato, si parla meno di 50-60 persone, senza un colore politico, senza una religione, e questo è molto importante perché ci unisce a Milena. Un ringraziamento lo devo dare pure alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, ai carabinieri e alcuni militari dell'associazione in cui c'è Totò Sorce, Antonio e Cherminisi. Poi un ringraziamento va all'associazione, alla Misericordia di Vallelunga che ha portato il mezzo di soccorso e due grazie. E poi un altro ringraziamento lo devo dare anche a Francesco e a Giuseppe che ci hanno collaborato durante la manifestazione. E vorrei ringraziare e invito anche a salire sul palco il nostro sponsor unico che è Calogero della Conad. Un grazie di cuore. È diverso dalle altre.